L'impianto frenante è cruciale per le performance di una Formula 1. Scopriamo le sue componenti, le prestazioni e le sollecitazioni a cui è sottoposto. Albert Park a Melbourne è un tracciato caratterizzato da un impegno medio per gli impianti frenanti. La frenata più severa precede la curva 3. La velocità all'inizio della fase di frenata è di 318 km orari. La velocità finale è di 103 km orari, in uno spazio di 110 metri e 2,12 secondi.